Buongiorno, sono Michè. No? Buongiorno, sono Michele, sono un protesista della nostra clinica SOS Turismo Dentale. Ciao! 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 Ringraziate Ianna! Essere più simili alle gentili naturali. Non si deve rendere, la gente non si deve rendere conto quando tu sorridi, non ti devi vergognare che c'è una patata in bocca, insomma. Deve essere tutto naturale. Questa qua è il futuro, veramente il futuro. È una mega macchina che ha due laser e lavora più velocemente di questo qua, quindi si riesce a fare più lavori. Loro hanno fatto i modellini, ok? C'hanno i denti, hanno cominciato a farli. Dall'arcata superiore e dall'arcata inferiore. Non sapendo come facevano a mettermi i provvisori, ho detto boh, come saranno? E infatti quando me l'ha messi precisi, e gli hanno solo una sistematina con una, appena appena. Noi sappiamo che Jacopo è bravo. Sì. Lo conoscete? Sì. E... come mai? Perché ha operato un nostro amico Claudio Giglioli. Come è andato tutto? Come è andata la chirurgia? Tutto bene. Dopo la chirurgia, quando arriva in Italia, come bisogna stare dietro alle cure dei denti provvisori? Innanzitutto bisogna pulirli molto. Okay. Bisogna pulirli molto e usare molto gli sciacqui da fare. Il colluttorio e specialmente il pulisci-lingua. Ma io non ho mai adoperato e da quando ne abbiamo scoperto che esisteva e va usato molto e ho capito perché l'ha aiutato. Sente un'altra cosa in bocca, sì, un'altra tutto cosa. Un'altra cosa. Questa paziente io sono paziente, lei è Inga. Sì. Infatti lei è Inga. Poi cioè, ci sono tante cose diverse dal nostro paese, insomma, da io che abito nelle vicinanze di Venezia. Cioè, diversità di un paese, di modi di fare, è un po' tutto diverso. Vedi che c'è un'altra cultura, un altro modo di porsi con le persone. E noi siamo più chiusi in noi stessi, quello è poco sicuro. E siamo più forse improntati sul nostro lavoro, sul modo di fare, il nostro vivere, il nostro essere. E invece qua c'è una cultura più aperta, dove vedi le persone vivere in maniera diversa dalla nostra, cioè molto più spensierati di noi, insomma.